Arriva. Avvocato Tartari, come mai siamo qua davanti alla caserma Santa Barbara di Milano? Allora, perché la caserma Santa Barbara di Milano ospita da 130 anni il reggimento artiglieria a cavallo, l'ultimo reggimento operativo dell'esercito rimasto su Milano. Noi come Associazione Nazionale delle Voloire, l'associazione che raggruppa chi negli anni ha svolto il servizio militare e comunque ha tenuto forti legami col proprio reggimento, teniamo a voler rappresentare che in questo quadro operativo il trasferimento deciso dal Ministero della Difesa del Reggimento su Vercelli sarebbe un grosso impoverimento per Milano, sia in termini di sicurezza sia in termini di sociale. Ricordiamo che qui è nata l'ippoterapia per le persone diversamente abili con l'allora infermiera Setti Carraro, moglie del generale della Chiesa. Però soprattutto in questo contesto di bisogno di sicurezza da parte della popolazione, trasferire l'ultimo reggimento da Milano riteniamo che sia un errore che non può essere compiuto. Tra l'altro la popolazione ha appoggiato la nostra iniziativa con una grande raccolta di firme, che abbiamo raccolto più di 5.000 firme dei milanesi. Il Comune di Milano, la Provincia di Milano, la Regione Lombardia si sono espressi in termini bipartisan di tutto l'arco istituzionale per mantenere il reggimento a Milano. Tuttavia a Roma non riescono a capire questa necessità di sicurezza che viene dalla popolazione e dai rappresentanti istituzionali. Tra l'altro anche il prefetto Tronca aveva chiesto al governo di fare una marcia indietro sul trasferimento delle Voloire. Milano ha bisogno del reggimento artiglieria a cavallo e noi finché potremo porteremo avanti la nostra iniziativa, la nostra battaglia per le Voloire a Milano. Tanto scelte particolari, in Piemonte ci sono molti più reggimenti che in Lombardia. Esatto, abbiamo in Piemonte qualcosa come 12-13 reggimenti, le batterie a cavallo saranno il 14° reggimento, mentre in Lombardia praticamente verrà sguarnita. In Lombardia rimarranno due reggimenti, tra l'altro uno non operativo, e non ci chiediamo perché la Lombardia viene sguarnita.